Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti alla prima edizione del TG6. In apertura la situazione pandemica. Il virologo Paolo Fazi non nasconde la sua preoccupazione per la crescita di casi di positività nella nostra regione, invitando alla cautela e ribadendo che probabilmente la riapertura delle scuole non è stata così opportuna nel momento deciso e nelle forme decise dalla regione e dal governo centrale. Paolo Renzetti. I contagi sono in aumento nella nostra regione anche perché nel periodo delle festività natalizie ci sono stati, soprattutto fra i giovani, comportamenti troppo disinvolti. È duro il commento del virologo Paolo Fazi che teme le conseguenze della terza ondata. Quello che si paventava probabilmente è successo. Francamente, mi è sembrato anche di vedere, andando in giro per Pescara, nel periodo appunto natalizio, un atteggiamento diciamo non congruo. E ovviamente i giovani non possono avere, come posso dire, la stessa concezione di malattia o di morte che può avere una persona insomma matura, adulta, perché a quell'età si pensa di essere immortali. Però tutti, soprattutto loro, devono cominciare adesso a ragionare in termini diciamo propositivi. Il fine è sicuramente quello di non far circolare il virus. Se si va in giro per strada senza maschera, se ci si apparta con un gruppo di amici a bere la birra senza mascherina, cosa che ho visto fare purtroppo, ovviamente il virus circola. Inoltre, purtroppo ci si trova nel periodo più freddo dell'anno, quindi gennaio e febbraio, e questo è un virus da raffreddamento, è un virus che si replica meglio e soprattutto riesce a raggiungere più facilmente i bronchi e i polmoni appunto quando c'è freddo. Il medico dell'ospedale di Pescara, così come dichiarato ai nostri microfoni nei giorni scorsi, ha poi ribadito la sua contrarietà alla riapertura delle scuole, motivando il suo pensiero. Secondo me la chiusura delle scuole impedirebbe la circolazione del virus, cioè è un qualcosa di talmente pacifico che. Poi però ovviamente ci sono altre dinamiche, c'è la politica che decide. Io come medico, secondo me, il mio compito precipuo è la tutela della salute altrui, la mia, dei miei cari, di tutti. Quindi per me ovviamente meno si fa circolare il virus e meglio è. Ovviamente la scuola è un momento di aggregazione importante, fondamentale, perché sappiamo benissimo che l'aspetto diciamo, legato all'insegnamento, alla scuola e alla cultura è un qualcosa veramente fondamentale per la crescita di tutta la nazione, ovviamente soprattutto di chi si trova in una fascia d'età dove è più facile anche apprendere nozioni ed è fondamentale appunto per la crescita di tutta la nazione, è un qualcosa di anche questo di pacifico che non bisogna sottolineare. Io penso che chiudere per qualche mese, non, soprattutto in questo 2021, non comporta nulla di grave, però torno a ripetere, io sto parlando da medico, da cittadino potrei anche invece ragionare in maniera diversa. E continuiamo a parlare di scuola, ma purtroppo per una notizia di cronaca, drammatico incidente al liceo classico Cotugno dell'Aquila, dove uno studente di 19 anni a cui è stato assegnato un docente di sostegno ha ingerito del gel disinfettante anti-Covid di tipo Amukina ed è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. La prognosi è riservata e le condizioni sono delicate. L'episodio si è verificato nel primo giorno di scuola dopo le vacanze di Natale, in un momento in cui lo studente era appena uscito dal bagno e si apprestava a tornare in classe. Al momento non si sa se il personale della scuola sia intervenuto in tempo per bloccare il ragazzo nel proseguire l'azione. Fatto sta che sul posto sono subito intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno trasferito il ragazzo nell'ospedale cittadino. Bisogna attendere almeno la giornata di oggi per capire come il suo fisico reagirà alla sostanza altamente tossica. Proseguiamo parlando di scuola, nessun intoppo invece a Penne per quanto riguarda il rientro degli studenti degli istituti superiori, seppur al 50% i ragazzi sono tornati quindi a frequentare i propri percorsi di studi dopo le tante difficoltà causate dalla didattica a distanza. Stefano Recanati.
Primo giorno di scuola bis per i ragazzi degli istituti superiori della nostra regione. Appena tanti gli studenti che sono tornati a frequentare in presenza le lezioni dopo più di un mese in DAD. Didattica a distanza che non ha dato i frutti sperati, soprattutto per gli alunni residenti nei centri più piccoli dell'area vestina, a cui ha causato non pochi problemi. Un giorno che si è dimostrato abbastanza positivo, i ragazzi sono stati contenti, anche se con qualche preoccupazione, ma di rivedere i propri compagni, di ritornare nelle proprie aule, anche se con una riduzione al 50%. Abbiamo cercato di tutelare tutti i soggetti deboli, chiamiamoli così, e quindi tutti coloro che ci avevano presentato anche nei mesi precedenti delle necessità nel voler frequentare a tutti i costi, quindi mi riferisco alla scarsa connessione a casa di internet oppure una mancanza di strumentazioni. Abbiamo rispettato tutti questi bisogni e i ragazzi sono tornati contenti. Al rientro le classi sono state divise a metà, dando così la possibilità a tutti i corsi di studio di poter andare avanti con le lezioni e allo stesso modo da poter garantire il distanziamento e la sicurezza di alunni e docenti. Soddisfazione per la dirigente dell'Istituto Tecnico Superiore Guglielmo Marconi di Penne. Ancora alle prese con i problemi ormai noti della sede, ancora inagibile in pieno centro storico, ma che comunque spera di poter riabbracciare tutti gli iscritti il prima possibile. Sì, devo dire è veramente un peccato. Abbiamo delle aule bellissime, tecnologiche, oramai attrezzate, dei banchi nuovi che il Ministero ci ha fornito e purtroppo quello che mancano sono stati finora i ragazzi, speriamo che presto possano tornare al 100% in presenza per poter usufruire di tutto questo. La scuola, che si è data molto da fare in questi mesi di chiusura, ha presentato prima delle festività natalizie un virtual tour per far conoscere a distanza la propria offerta formativa. Sì, abbiamo trovato delle strategie per poter entrare nelle case dei nostri studenti a tutto tondo e comunque siamo online col virtual tour e con tutti gli altri spot che stiamo pubblicizzando con i social. Si erano riuniti per l'uccisione e la lavorazione del maiale e così hanno contratto il Covid 42 persone contagiate a Pizzoferrato in provincia di Chieti e a seguito di questo episodio il sindaco ha emanato un'ordinanza specifica per la macellazione dei suini in tempo di pandemia. Il servizio. Quasi il 5% degli abitanti di Pizzoferrato ha contratto il Covid, focolaio nel comune in provincia di Chieti a seguito della festa dell'uccisione del maiale. La macellazione del suino, abitualmente compiuta nel mese di gennaio, è un antichissimo rito rurale, corroborato da una precisa liturgia a cui possono partecipare diverse famiglie, i cui membri si adoperano tutti insieme attorno alla carcassa dell'animale. C'è chi spolpa, chi seleziona i pezzi di carne adatti alle varie preparazioni, chi macina e chi sacca. Un vero e proprio Saturnale, ancora molto sentito, specie nelle comunità contadine più piccole. Il maiale ucciso in inverno infatti diventa poi fonte di nutrimento per tutta la durata dell'anno, una risorsa di carne importantissima, tanto che tradizionalmente il momento dell'uccisione è accompagnato da un proverbiale elogio al suino, morte a te e salute a chi ti mangia. Quest'anno però a Pizzoferrato la festa del maiale non ha portato salute, ma semmai il contrario. Il Covid infatti sarebbe saltato di persona in persona durante l'assembramento dovuto alla macellazione, 42 gli individui contagiati a fronte di una popolazione di circa 1000 abitanti. Per questo il sindaco Palmerino Fagnigli ha subito emanato due ordinanze. La prima dispone la sospensione dei mercati e la chiusura delle scuole, materna, elementare e media, fino al 16 gennaio, scuole che sono state sanificate questa mattina. La seconda ordinanza invece riguarda ad hoc proprio la macellazione dei suini. Questa prevede di limitare la presenza di persone non conviventi a chi è strettamente necessario all'uccisione e alla lavorazione del maiale, oltre ovviamente a chi non presenta sintomi influenzali e non ha avuto recenti contatti a rischio. La ASL ha predisposto tamponi a tappeto nel paese tramite una postazione mobile del 118 allestita nei pressi del municipio. Le operazioni di screening però non sono di certo facilitate dalle forti nevicate degli ultimi giorni. Cambiamo argomento. Nella giornata di ieri è morto per Covid un ispettore di polizia penitenziaria di 59 anni di origini pugliesi di Stanza presso la casa circondariale di Lanciano. La notizia arriva per voce dei segretari regionali delle organizzazioni sindacali di comparto che esprimono piena ed incondizionata vicinanza e cordoglio. Una strage silenziosa ed amara che osano i sindacalisti che continua a piegare il nostro paese e preoccupa tanto gli istituti penitenziari vista l'escalation di contagi accertati all'interno delle carceri, non di meno quelli che insistono nella regione Abruzzo. Lo scorso 4 gennaio le compagini sindacali ebbero ad indire lo stato di agitazione.
chiedendo attività preventive per prevenire ulteriori contagi, visto gli episodi di Sulmona e Lanciano e considerando gli affanni organizzativi e logistici legati all'emergenza. Vi ricordo che la situazione Covid all'interno delle carceri abruzzesi è ancora drammatica, aggravata ancora di più dalle condizioni di sovraffollamento che in Abruzzo si attestano intorno al 115% nell'indifferenza delle istituzioni e del garante dei detenuti. Andiamo avanti, torniamo a occuparci di Covid. Gli screening della cittadinanza con i test rapidi arrivano anche a Francavilla al Mare, come negli altri centri della provincia, anche se non c'è ancora una data certa. L'unica certezza fino ad ora è che siamo l'ultima provincia. Altra certezza è che io sto aspettando di conoscere le istruzioni per le quali dovremo supportare appunto questo screening, che ovviamente, come i cittadini sanno, siamo a completa disposizione della ASL e della Regione per fornire tutta l'assistenza che ci verrà chiesta, però c'è molta delusione perché ad oggi non sappiamo ancora la data d'inizio di questo screening, non sappiamo quindi la cosa più importante, e quindi sapere quando la popolazione verrà interessata. Speriamo di saperlo da qui a breve. C'è una ripresa, in generale il direttore della ASL comunica che abbiamo un indice RT provinciale elevato e quindi c'è che è un indice che appunto ci sta ad indicare, scusate la cacofonia, che c'è una ripresa di questa pandemia. I numeri su Francavilla anche sono in leggera salita, però allo stato attuale non mi sembrano così preoccupanti. Una cosa un pochino strana che ho sentito stamattina in riunione è quella che quando vengono forniti appunto a voi della stampa i numeri, vengono forniti i numeri in base alle residenze. Invece noi dall'inizio della pandemia ovviamente non ci basiamo sulla residenza anagrafica, ma sulla effettiva appartenenza a un territorio, perché io potrei avere un residente, un positivo che pur residente anagraficamente a Foggia o a Bari, ma ce l'ho qui sul territorio e quindi lo conto, così come non conto un residente fittizio a Francavilla che sta vivendo a Pescara piuttosto che a Chieti. Ecco, c'è un po' di confusione da questo punto di vista, c'è stata sin dall'inizio di questa pandemia. Spero che finalmente si vogliano formare dei tavoli tecnici nei quali coinvolgere noi sindaci, che non siamo mai stati coinvolti in queste situazioni. Abbiamo dovuto fare il famoso fai da te, l'abbiamo fatto chi bene chi male non lo so, però io ci sto mettendo tutto l'impegno e continuerò così per la tutela dei miei cittadini. Chiudere il quadro, parliamo anche di scuole, sindaco, perché hanno riaperto anche le superiori da qualche giorno. A Francavilla tutto normale, tra l'altro ingressi scaglionati degli studenti. Per ora tutto normale, non abbiamo segnali, però purtroppo i segnali arrivano con un po' di giorni di ritardo rispetto all'evento e quindi speriamo che insomma le conseguenze non si sentiranno. Covid, tagli di spesa, iniziative per l'infanzia. Il presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo, Lorenzo Sospiri, ha tracciato il bilancio delle attività dell'emiciclo nel 2020. Vediamo cosa ha detto nel servizio di Alfredo Primante. Nel 2020 sono state effettuate 162 sedute di commissioni, giunta e comitati. L'attività del Consiglio regionale d'Abruzzo non si è mai fermata. Tiene a sottolinearlo il presidente della SISE, Lorenzo Sospiri, tracciando il bilancio dell'anno 2020 segnato dalla pandemia Covid. Un anno difficile anche dal punto di vista politico, con l'emiciclo impegnato a lungo sui decreti Cura Abruzzo e sui temi che hanno riguardato la salvaguardia della salute. Da questo punto di vista Sospiri mette in evidenza l'apertura del Covid Hospital di Pescara. Se c'è un'eccellenza su cui ritengo che il ruolo del Consiglio regionale sia stato determinante e non aver commesso diciamo degli errori logistici che in altre regioni abbiamo visto, e aver intuito che realizzare un ospedale nell'ospedale distinto dall'ospedale principale, ovvero il Covid Hospital di Pescara, tra l'altro ristrutturando una struttura che era in abbandono da circa un ventennio, non tanto ha comportato l'efficienza della cura del Covid, ma a differenza probabilmente di alcuni ospedali dell'Abruzzo, noi non abbiamo mai rallentata l'attività ordinaria e straordinaria delle altre patologie cliniche. Sul capitolo risparmi il presidente del Consiglio regionale ha voluto rimarcare come anche nel 2020 ci sia stato un taglio delle spese senza inficiare l'efficacia della macchina amministrativa. Nel prossimo triennio è prevista una sforbiciata di oltre 700.000 euro. Tra le
situazioni che ci ha permesso di fare, risparmiando 225.000 euro dell'ufficio di presidenza, ha finito di finanziare una norma a cui Dino, il consigliere Pepe, teneva molto, che era la graduatoria dell'allora legge, forse era Gatti a suo tempo quando fu varata, per il sostegno alle piccole e piccolissime imprese colpite dal sisma 2016-2017. Tra le attività collaterali al Consiglio regionale si è messo in evidenza il lavoro del Garante dei diritti dell'infanzia e di quello dei detenuti e del Corecom con la recente approvazione della legge di sostegno all'editoria. Per il 2021 comunque restano ancora molti i nodi da sciogliere. Ci sono i rilievi costituzionali contro i criteri di accesso per la graduatoria dell'edilizia residenziale pubblica e poi c'è tutto il tema della Grande Pescara, la cui nascita è in ritardo tra rallentamenti, perplessità e contrarietà trasversali. Io credo che sia un progetto che ha ancora la sua positività, ma comunque c'è stato un voto, quindi è al momento ineludibile. La ASL di Teramo ha siglato un accordo di collaborazione tra l'ospedale Bambino Gesù di Roma e la pediatria di Teramo, una sinergia tesa a migliorare soprattutto l'assistenza neuropsichiatrica dei bambini teramani. E intanto in città si infiamma il dibattito su dove costruire il nuovo ospedale provinciale. Ce lo racconta Tania Bonici Castelli. La pediatria di Teramo sarà tra le eccellenze italiane grazie ad un accordo tra l'ospedale Bambino Gesù di Roma e l'ASL Teramana, una sinergia che migliorerà la gestione delle emergenze e soprattutto dell'assistenza neuropsichiatrica ai piccoli pazienti di Teramo. Una sinergia sottoscritta dalla struttura romana solo con altre tre ASL in Italia, un risultato importante per il direttore generale Maurizio Di Giosia. La pediatria Teramo sta attraversando un momento un po' particolare e soprattutto vista le nuove esigenze dei bambini a causa anche acuite dal lockdown, dobbiamo salvaguardarne la salute dei ragazzi. Quindi non c'è la cosa più bella che affidarsi a una struttura di livello nazionale e internazionale, quali i Bambini Gesù. Li dobbiamo ringraziare anche perché loro sono resti nelle convenzioni, ne hanno solo tre in Italia, noi siamo la terza ASL con cui si convenzionano, noi l'abbiamo scelto in questa prima fase per la neuropsichiatria infantile e per il pronto soccorso pediatrico. Grazie a Luminari i loro professori si metteranno a disposizione per formare i nostri operatori in queste discipline per implementarle nel nostro nosocomio. E intanto si infiamma il dibattito in città su dove costruire il nuovo ospedale provinciale di Teramo. Il Comitato dei Quartieri insiste sulla ristrutturazione del vecchio Mazzini a Villa Mosca e promuove un referendum cittadino. L'ASL si dice attenta alla discussione, ma anche pronta a decidere solo dove sarà meglio per la sanità. La libertà è di tutti, è essenziale che noi facciamo la sanità. Adesso stiamo combattendo la pandemia, ma dobbiamo pensare anche alla sanità del futuro, che è il nuovo ospedale, perché abbiamo visto che quello che abbiamo non è più idoneo al futuro, non lo è idoneo per tante situazioni strutturali, organizzative, non è più l'ospedale, bisogna fare l'ospedale del futuro, ai nostri figli dobbiamo lasciare qualcosa. Ma loro fanno il referendum, noi dobbiamo vedere quali sono gli spazi idonei per poter fare l'ospedale. Stiamo valutando tutte le situazioni, altrimenti la ASL sceglierà il luogo più idoneo per fare l'ospedale in base alle proprie esigenze che si vuole dare alla sanità del futuro. Dopo bisogna vedere se i cittadini vogliono la sanità o vogliono andare dietro il referendum. Noi vogliamo dare una sanità nuova, una sanità efficiente, una sanità che risponda alle nuove esigenze. Dopodiché si vedrà se il Mazzini idoneo, si fa il Mazzini, se no si sceglierà l'area più idonea per farlo e il Mazzini verrà riqualificato per altre attività sanitarie. E ora la pagina della cultura. Oggi è il 94esimo compleanno di Pescara Moderna, quella promossa inizio secolo scorso da Gabriele D'Annunzio, e noi facciamo un tuffo in quella che la città era ancora prima con il libro di Licio Di Biase, la Piazza Forte. Vediamo. La Piazza Forte di Pescara, tre secoli di storia della Real Piazza del capoluogo adriatico, l'ultimo libro di Licio Di Biase, una storia lunga tre secoli, una storia che molti non conoscono.
Beh, importante perché la piazzaforte di Pescara era una delle piazzaforti più importanti del Regno di Napoli prima e del Regno di Due Sicilie dopo, quindi aveva una sua valenza strategica perché era la struttura militare difensiva del nord del Regno di Napoli, col confine era il Tronto, quindi diciamo che appena dopo il Tronto la prima struttura difensiva era la piazzaforte di Pescara, realizzata nella seconda metà del 1500, buttata giù definitivamente alla fine del 1800. Piange il cuore pensare di non avere più questa struttura, di non avere più quasi le tracce di questa struttura, per cui in assenza delle tracce ho voluto scrivere questo libro molto importante. Eravamo e siamo consapevoli che l'area di Rampigna è un'area di grande importanza perché è un po' l'area sacrale delle varie fasi della storia della città, dal periodo romano imperiale, periodo medievale e poi con la piazzaforte, lì c'era dall'inizio del 1600 venne realizzata la chiesetta di Santa Maria del Carmine che c'è ancora e che è quindi un elemento molto importante che testimonia come quell'area sia un'area sacrale. I rinvenimenti attualmente venuti alla luce proprio con gli scavi a Rampigna testimoniano le varie fasi della storia. È chiaro che più andremo in fondo nel fare i rilievi e più ci avvicineremo al periodo romano. C'è questo continuo ritorno al fatto che Pescara sia una città giovane e moderna perché non abbiamo più gli elementi visivi del nostro passato. Se avessimo conservato la piazzaforte sicuramente nessuno avrebbe mai pensato che Pescara fosse una realtà senza storia, invece purtroppo non li conserviamo, non conserviamo più questi simboli, questi elementi, questi segni del passato, per cui continuiamo a dire che Pescara non ha storia. Siamo arrivati alla pagina sportiva del nostro telegiornale che apriamo con il calcio di Serie B. Sta diventando un intrigo di mercato la vicenda di Fabio Ceravolo al Pescara. Il trasferimento sembra a un passo, ma il tecnico della Cremonese Pecchia e l'agente del calciatore frenano. Intanto il tecnico del Pescara Breda pensa di spostare Valdifiori nelle retrovie per ovviare all'emergenza in difesa. Il servizio è di Andrea Costantini. Ore frenetiche intorno al nome di Fabio Ceravolo. L'attaccante calabrese in forza alla Cremonese è da diverse sessioni nel mirino del Pescara ed ora schizzano in alto le possibilità di vederlo in riva all'Adriatico. Il tecnico biancazzurro Roberto Breda conosce bene e stima Ceravolo. Lo ha allenato alla Regina andando in gol contro il Pescara di Zeman nel 2011 e poi lo ha avuto anche a Terni nell'ultima delle tre stagioni trascorse in Umbria dall'attaccante 2015-2016. Dopo un buon biennio col Parma con una promozione in Serie A e una stagione nella massima serie, Ceravolo nell'estate 2019 ha sottoscritto un contratto importante con l'ambiziosa Cremonese, ma la stagione grigiorossa e quella dello stesso attaccante sono state deludenti e anche quella attuale allo stesso cliché. Ma la questione Pescara-Ceravolo assume i contorni di un intrigo. Domenica c'è proprio lo scontro diretto tra i biancazzurri e la Cremonese, delicato per motivi di classifica. Il neotecnico lombardo Fabio Pecchia, intervenuto ieri sera nell'emittente Cremona 1, sollecitato a proposito, ha in qualche modo glissato. Lei lascerà partire Ceravolo per farlo venire a Pescara? No. Non adesso. Va bene, vedremo. Io insomma sul tutte le voci di mercato non voglio entrare nei singoli. Nella tarda serata di ieri poi il procuratore di Ceravolo Andrea Cattoli è intervenuto su Twitter con un post e ha scritto: Fabio Ceravolo è un calciatore della Cremonese, scadenza 30 giugno 2022 e non esiste alcun accordo con altri club. Se sia proprio così o se è una strategia per ottenere una corposa buona uscita dal club grigio-rosso lo si capirà nelle prossime ore. E mentre il presidente Daniele Sebastiani conta in poco tempo di poter per dare rinforzi a Roberto Breda, resta sempre aperto anche il fronte Sebastiano Esposito, ora alla spalle ma di proprietà dell'Inter, lo stesso Fabio Pecchia volge lo sguardo al match di domenica e sul Pescara aggiunge: il Pescara comunque ancora quest'anno, al di là poi delle defezioni, ci credo fino a un certo punto, gli squalificati sono quelli, però una squadra che cambia, se c'è l'attaccante cambia con Seter, ha una struttura che veramente, che in Serie B sarà un giocatore veramente importante. Breda fa ancora i conti con l'emergenza difesa. Antei sta meglio, ma è difficile vederlo in campo. Flebili speranze per Bocchetti, ma intanto il tecnico biancazzurro vaglia soluzioni alternative, pur non derogando dalla difesa 3. La novità potrebbe essere Valdifiori centrale dei tre, con Gutte, Jarosinski, Braccetti di destra e sinistra rispettivamente. Sulla corsia di destra Breda chiederà ancora di sacrificarsi a Omeonga, che lì ha giocato contro il Vicenza e contro la Reggiana. A sinistra Anzita insidia la maglia di Masciangelo.
Serie C hanno fatto rumore nel dopopartita con l'Avellino le parole del fantasista del Teramo, Francesco Bombaggi, che non esclude di andare via a fine stagione se non ci sarà una proposta di rinnovo da parte del Teramo e se dovessero arrivare offerte da altre società. Bombaggi ha anche parlato del pareggio con l'Irpini, ascoltiamolo. Loro non hanno fatto più di tanto, ci hanno messo qualche pallone alle spalle dove sono stati bravi i loro attaccanti, magari a lavorare di esperienza contro, contro i nostri difensori. Quindi è un attimino di è un momento che va un pochettino così, potevamo portarlo a casa, dispiace per il palo di Lorenzo perché lì poteva cambiare le sorti del match, però ci siamo, speriamo che questa benedetta vittoria arrivi il prima possibile, in modo che siamo manforte a questo momento, questi risultati utili diciamo. Noi lavoriamo per cercare di arrivare a fine anno aver fatto il massimo che possiamo fare. Credo che alla fine anno i punti che hai fatto sono quelli che ti sei meritato, quindi se noi continuiamo a lavorare, a crescere, a migliorare su tutti gli aspetti, credo che possiamo dire la nostra e piazzarci bene e poi magari fare dei playoff dignitosi. Poi se andiamo ad analizzare le partite, obiettivamente vi dico che abbiamo più qualcosa da parlare di sfortuna, vedi Vibonese, vedi qualche altro episodio con la Turris, abbiamo preso un tiro in porta, siamo tornati con un punto da là e un punto con la Vibonese in casa. Con un pizzico di fortuna in più potevamo avere quei 2/4 punticini in più. Allora, penso che il presidente sia stato abbastanza chiaro sul discorso dei rinnovi, quindi non voglio andargli contro, quindi è inutile che sto a dire a tutti quanto vorrei rimanere a Teramo, perché è stato benissimo, mi sono trovato benissimo, quindi non credo che sia questo. A me farebbe piacere rimanere, di fronte però oggettivamente ti dico che se dovesse arrivare un'offerta da una squadra importante e mi prolungano il contratto, purtroppo io ragazzi sono una famiglia e devo anche guardare il mio futuro. Mi dispiacerebbe se avvenisse prima di un ipotetico rinnovo qua, perché sto veramente bene, quindi sto con la speranza, penso come tanti altri di noi. Mercoledì 20 gennaio si disputeranno 3 recuperi del girone F di Serie D e la Vastese scenderà in campo a Castelfidardo. Il Covid però impatta e non poco sul campionato e per domenica prossima è praticamente certo il rinvio di Porto Sant'Elpidio Monte Giorgio. Il comitato interregionale della LND ha fissato 3 recuperi per mercoledì prossimo 20 gennaio. In quella data, ore 14:30, si disputeranno Rieti Porto Sant'Elpidio, valevole per la 5ª giornata, e poi 2 match della 7ª giornata, Castelfidardo Vastese e Agnonese Recanatese. Sono le conseguenze del Covid sulla 4ª serie nazionale. Il protocollo c'è, ma non riesce ad arginare in toto il virus e lo si è visto tra i pro, in particolare in Serie B e Serie C, tante le partite rinviate per l'esplosione di alcuni focolai. Inevitabile avere scompensi in D, dove il protocollo non può essere stringente come nei pro e dove tante società si trovano in difficoltà e nell'applicarlo e nel limitare il proliferare di eventuali focolai. Nel girone F i numeri sono impietosi, al momento ci sono 16 recuperi da disputare, di questi 14 sono riconducibili al virus, 2 ad altre questioni, Vasto Girardi Castelfidardo del 6 gennaio per maltempo e Notaresco Vastese di 2 giorni fa per infortunio dell'arbitro durante il riscaldamento. Di tutti questi recuperi addirittura 2 sono relativi al primo blocco del campionato, cioè alle prime 6 giornate. La Serie D fu sospesa per le condizioni epidemiologiche in peggioramento nel paese, ma anche per permettere di giocare i tanti recuperi già accumulati. Ma il girone F non li ha smaltiti tutti. Cinzia Campobasso è ancora da programmare. Rieti Porto Sant'Elpidio, come detto, si disputerà tra 8 giorni. E ci sono squadre come Agnonese e Recanatese, colpite da intensi focolai tra dicembre e gennaio, che hanno accumulato 5 partite da recuperare, tra cui lo scontro diretto, su 11 turni, metà campionato in pratica. E ora occhio al Monte Giorgio, dopo gli 8 casi dichiarati nello scorso weekend è pressoché certo il rinvio della gara di Porto Sant'Elpidio di domenica prossima. La rimodulazione del calendario di Serie D ha fissato a domenica 6 giugno la disputa dell'ultima giornata. L'auspicio è che i recuperi possano essere smaltiti con tante gare infrasettimanali. Anche per le prime 2 della classe, Campobasso e Notaresco, ci sono 2 gare da recuperare, mentre solo 2 società hanno giocato le intere 11 giornate, Matese e Castelnuovo. La squadra di Di Fabio, che nel prossimo turno anticiperà sabato il derby con la Vastese, si attende soltanto l'ufficialità. Intanto il rinvio di domenica scorsa non è andato giù al Notaresco, che ha tentato invano di rigiocare subito il match con la Vastese, così il presidente Di Giovanni, che lancia anche una proposta.
Certo che ci dispiace non giocare, ma non per qualcosa, è perché per regolarizzare questo campionato, che è già un campionato molto anomalo, ogni domenica sai meglio di me che ci sono due o tre rinvii o due o tre partite che vengono rinviate. Purtroppo ci si è messo anche l'arbitro che ha avuto questo incidente, e ne prendiamo atto e non possiamo giocare. C'è bisogno sicuramente di un quarto uomo che possa eventualmente prendere le decisioni oppure arbitrare nel caso, perché credo che non sia il primo caso, ma quest'anno soprattutto, onde evitare rinvii per cause non Covid, è chiaro che se pensare a questo quarto uomo che potesse sostituire l'arbitro in questi casi sarebbe una cosa giusta. Era l'ultima notizia, tutti quanti i servizi sono su YouTube e sul sito www.tv6.it. L'informazione torna alle ore 19. Buon pomeriggio.